Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha ed oggi vorrei fare il focus on del sesto numero di Toriko. Toriko è un manga edito in Italia dalla Star Comics con un prezzo di 4,20 € su un'edizione diciamo normale, con copertina resistente, con una qualità della carta medio buona, infatti una qualità in cui vediamo un livello di trasparenza quasi inesistente. La carta è abbastanza bianca, anche se non bianchissima, e una rilegatura, diciamo, che regge ovviamente a una lettura ampia senza che la costina si spezzi. E il manga, per i primi 5 numeri, aveva dato un'ottima impressione, mi aveva dato veramente l'impressione di uno shonen moderno, però con qualcosa di classico e di un po' quasi vecchio, quindi una miscela di shonen esplosiva. In questo sesto numero vediamo più che tanta avventura, soprattutto dei combattimenti. Combattimenti che riguarderanno i sovrani del cielo e questi robot GT in copertina. Il primo combattimento riguarderà Coco e questo robot GT rosa o bianco, insomma, un combattimento difficile per il personaggio che appunto si troverà in difficoltà. È un combattimento abbastanza breve, però è abbastanza bello. Il secondo combattimento invece sarà di questo robot GT contro Sunny. Questo è molto più interessante perché vediamo approfondito diciamo tutto su cosa si basano, diciamo, i sensori tattili del sovrano del cielo, come possono essere usati in combattimento, tante cose, abbastanza interessante. L'ultimo combattimento, ovviamente quello più emozionante, quello di Toriko contro il robot GT nero molto forte, combattimento che metterà il protagonista in difficoltà, che però verrà aiutato dalla Jewel Meat. Pietanza, ovviamente, alimento ricco di energie che farà sì che il personaggio potrà tornare a combattere con il suo avversario. Come ho detto prima, questo è uno shonen, diciamo, che è sì moderno, però presenta delle caratteristiche ovviamente molto classiche. La cosa che mi piace di più è che, nonostante sia comunque uno shonen dove ci sono le classiche cose, l'avventura, il combattimento, eccetera eccetera, è molto caratteristico per questa presenza, diciamo, degli alimenti, del cibo e tutto il discorso sulla cucina, quindi è particolareggiato, diciamo. Il disegno, che è discusso da molti, secondo me è abbastanza buono. Purtroppo qualcuno dice che è povero di dettagli, ma secondo me non è questo il punto. Sicuramente per uno shonen di questo tipo non ha di certo bisogno di un disegno perfetto. Questo disegno a me piace molto, quindi mi va benissimo. La storia è ok, i personaggi anche, quindi un bello shonen, sicuramente una novità Star Comics che questo anno mi ha fatto proprio una bella impressione. Aspettatevelo, ve lo dico subito, nella top manga degli shonen che farò a breve del 2012, quindi tutti i titoli usciti quest'anno che ho letto io, però. Con questo ho concluso. Vi rimando al prossimo video e aloha aloha!